L'origine del Natale è preso da Deschner e il Gallo canta ancora. Il giorno della nascita di Mitra, il dies natalis solis, era il 25 dicembre, che, come tutti sanno, è oggi il giorno della nascita del Cristo. Ma nella cristianità primitiva si celebrava solo una festa, la Pasqua, e fino al IV secolo la Pasqua e la Pentecoste furono le uniche festività ufficiali della Chiesa. A quanto pare, allora si ricordava ancora che Gesù non aveva mai predicato l'introduzione di feste. Per molto tempo la nascita del Cristo non fu celebrata e in seguito, peraltro, venne determinata in modo estremamente diverso, dato che non era certa neppure la determinazione dell'anno di nascita, per non parlare poi della storicità dell'evento. Intorno al 200 d.C., secondo quanto sappiamo da Clemente Alessandrino, per alcuni il giorno della nascita di Cristo era il 19 di aprile, per altri il 20 di maggio, mentre lo stesso Clemente credeva che la data esatta fosse il 17 novembre. Il Natale sorse in Egitto nel II secolo, festeggiato il 6 di gennaio, giorno della nascita del dio Eone, ovvero Osiride. Ma fu solo a partire dal 353 che la Chiesa indicò il 25 dicembre, quale data di nascita del Cristo, quel 25 dicembre nel quale ricorreva la festività di Mitra, l'invitto dio del sole, e tale scelta si proponeva soltanto di cancellare dalla coscienza popolare la ricorrenza pagana. L'Avvento, festa preliminare alla celebrazione del Natale, venne introdotta addirittura nel VI secolo. La nuova solennità ecclesiastica divenne ben presto assai popolare proprio perché altro non era se non la trasformazione e l'adeguamento della festa pagana del Solstizio, della festività del leone, cioè della mitica rappresentazione della nascita del Sole Nuovo. In tale circostanza, nella notte fra il 24 e il 25 dicembre, gli iniziati si raccoglievano in un aditon sotterraneo per compiere i riti iniziatici intorno alla mezzanotte. All'alba i fedeli lasciavano in processione il luogo sacro, portando con sé la statuetta di un bambino, simbolo del figlio del Dio del Sole appena nato dalla Vergine, la Dea Celestis. E non appena sorgeva il sole recitavano in coro la formula liturgica, la vergine ha partorito, la luce cresce. È stata tramandata anche la formula seguente, il grande re, il benefattore, Osiride è nato. Pare anche che alla nascita del Dio risuonasse dal cielo una voce, il Signore dell'universo è venuta la luce. In Luca l'angelo dice, oggi è nato per voi il Redentore scopiazzamento puro. Il racconto cristiano del Natale è talmente popolare che molti credono che esso si trovi in tutti i Vangeli, mentre al contrario è presente soltanto in Luca, il quale ha rielaborato una tradizione veterotestamentaria e più ancora un patrimonio culturale pagano. Gli studi teologici, anche di recente, hanno sottolineato la profonda influenza pagana sulla narrazione di Luca. 1. La descrizione così piena di sentimentalismo della madre errante che non trova un luogo dove partorire la propria creatura? Qualsiasi lettore greco non poteva non riconoscere col ricorrere col pensiero la madre di Apollo che non riesce a trovare un luogo dove partorire e che i poeti descrivono in modo analogo. Vi ricordate l'inno ad Apollo? L'inno omerico ad Apollo? La madre che va di terra in terra e trova solo Delo che gli dà il posto dove partorire. Secondo, come in Callimaco il figlio di Zeus viene avvolto in fasce e Dioniso bambino giace dentro un crivello, e, um, il no, il figlio di Zeus, è Zeus stesso che viene avvolto in fasce. Comunque, va bene, non ha importanza. Le eh, fasce essere a Creta. Così in Luca il Gesù bambino giace dentro una mangiatoia avvolto in fasce. 3. il racconto bucolico di pastori viene riferito pressoché identico a proposito della nascita di Ciro e di Romolo, nonché nelle storie dell'infanzia di Mitra. Ma mi sembra che anche in pan ci sia una roba del genere, no? In pan lo porta su, tra Sì, però avvolto nella pelle di La lepre. Pelle di lepre. O in Dioniso, c'è una cosa del genere. No, no in Dioniso e, perché e Pan, viene... E' nell'inumerico a Pai in cui dice che appunto Hermes prese il suo figlio, la avvolse in pelle di lipre lo e lo porta su su sull'Olimpo. Vabbè, andiamo avanti. Esso non ha nulla a che fare con i racconti analoghi del Vecchio Testamento, dove manca proprio l'elemento essenziale, cioè l'omaggio alla Divina Creatura. La luce nella notte è parte della natura dei misteri. Nella notte io vidi risplendere il sole in luce accecante, così suona il racconto della cerimonia iniziatica dei misteri di Iside. Dalle celebrazioni misteriche proviene il grido: Oggi vi è nato il Salvatore, l'esclamazione di giubilo degli ierofanti di Eleusi. Suona: La Signora ha generato un sacro fanciullo. E nelle feste ellenistiche del Leone, influenzate da questa tradizione, risuonava il grido: in quest'ora la Vergine ha partorito leone, la Vergine ha partorito, la luce cresce. Per Osiride il grido suona, il Signore di tutte le cose viene alla luce. Un grande re e benefattore Osiride è nato. E nel culto dei re vi è nato un re, e lo ha chiamato Car Carilao, perché tutti divennero felici, felicissimi. Dalla pietas verso i sovrani deriva le annunciare un. Una grande gioia, salvatore, a tutto il popolo. 7. L'annuncio di una grande gioia in occasione della nascita di un Rendentore è motivo tipico della storia delle religioni, del quale non sappiamo con certezza se abbia la propria radice nel sorriso del cielo e del mondo quando nacque Buddha, oppure nel giubilo cosmico per Zarathustra, o se i due motivi videro la luce nell'ellenismo. Forse possiamo presumere in Luca le medesime fonti ellenistiche della quarta Eg Egloga di Virgilio. 8. Le schiere celesti in Luca derivano da concezioni veterotestamentarie, ma ci riportano alla memoria anche i curetti vestiti da soldati e i coribanti intorno alla culla di Zeus o le schiere che circondano il fanciullo Dioniso. E basta pensare poi ai Lupercali che era sempre legato alla fertilità in cui si correva, appunto, c'era cioè, il percorso intorno appunto a Roma. Sì, cioè... Tutte queste cose le hanno rubate, cioè le hanno scopiazzate, sì. questo è, è la, lo squallore dei, dei Vangeli ufficiali e del cristianesimo. Le concezioni intorno alla nascita del leone, quali, del leone cioè di Osiride, quali ricorrono i Vangeli, erano come si vede ben note al mondo precristiano. Lo attestano fra l'altro anche gli eloquenti dialoghi religiosi alla corte dei Sassanidi. Signora, disse una voce, il grande Helios mi ha a te inviato come messaggero della generazione che in te si compirà. Diventerai madre di un bimbo il cui nome è principio e fine. Da Norden, eccetera. Cioè, praticamente, già dai sassani c'erano queste eh, frasi, che dopo vengono riprese, ma vengono riprese pari pari. Cioè gli evangelisti sono dei scoppiazzatori squallidi, vermi, cioè gente senza nessuna dignità neanche culturale, cioè stavano scoppiazzando quello che già c'era. Anche la celebre egloga, quarta di Virgilio, composta intorno al 40 a.C., preannuncia la nascita di un bambino inviato dal cielo sulla terra per portare la pace tanto desiderata. Il tempo è ormai giunto, si legge nella poesia. Già regna Apollo, verrà generato un figlio dell'Altissimo Signore. Analogamente Paolo scrive: E quando fu giunta la pianeta dei tempi, Dio inviò suo figlio. Anche la concezione prediletta di Paolo di una nuova creazione, di una nuova umanità. Si può cogliere nel compimento virgiliano espresso in modo assai simile. Nel verso 7 si parla della nuova progenies, cioè della nuova schiatta. E anche Marco dice, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Cioè, questo è l'origine del Natale. Cioè, hanno rubato tutto ciò che apparteneva ai sentimenti, cioè tutto ciò che apparteneva alla religiosità antica solo per stuprare i bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè hanno rubato ciò che è il sentimento religioso per stuprare i bambini. Sì basta che ci raggiungano anche tutte quante le nascite degli imperatori perché appunto Appartenevano sempre a, con grandi eventi che si manifestavano alla loro nascita, al loro compiacimento, al alla loro vita, all'inizio della loro vita, cioè in cui c'erano grandi avvenimenti in cielo, astronomici, grandi eventi in terra, proprio perché si cercava di riconoscere in questo imperatore un qualcosa di positivo. Queste cose sono state appunto prese pari pari, senza nessuna intelligenza, senza nessuna capacità di modificarle, sono state riproposte solo diciamo, di quella in un quell'unica figura. Logicamente. E gli imperatori, al di là dei loro aspetti negativi e dei loro errori, erano persone che avevano a cuore, avevano il loro legame con l'impero, cioè nel senso che nessuno pensava di fare il fazzo della situazione, ma l'interesse dei cittadini, cioè nel senso che si diceva l'imperatore è bravo, è un imperatore buono se si prende cura della sua città e del suo impero. E fatto, se voi pensate anche alla stessa opera, del, tanto denigrato Nerone, è stato uno dei maggiori costruttori, quello che si è preso cura della città, dell'impero, è stato quello che ha cercato di riformarlo, e questo proprio lo faceva nell'interesse dei cittadini. Al contrario, i monoteisti fanno questo per poter giustificare qualsiasi sottrazione fatta alla libertà degli altri, agli individui. Di conseguenza, eh, il Dio dei cristiani, non essendo mai esistito ed essendo pure invenzione, è sempre un qualcosa di puramente inventato. Se noi vogliamo ricollegarci anche a questo, cioè all'abilità dei popoli monoteisti o dell'unico popolo monoteista ad ingannare, ne abbiamo un esempio di attualità. Allora è uscita una nuova rivista che si chiama Pharaon Magazine ed è alla scoperta dell'Egitto. In questo, questo numero terzo che esce c'è un servizio sugli ebrei dell'antico Egitto, dice gli ebrei in Egitto emarginati o integrati. E ora allora, si dice l'articolo, una colonia sul Nilo. Contrariamente a quanto racconta, si racconta nell'esodo, comunità ebraiche continuarono a vivere anche, in Egitto anche dopo la cacciata, che è stata fra virgolette. L'archivio dei papiri, redati in aramaico, lingua ufficiale dell'amministrazione provinciale dell'impero Archemide e ritrovati sull'isola Elefantina nel 1893, testimonia l'esistenza di comunità ebraiche residenti in Egitto all'inizio del V secolo a.C., a differenza degli esodi apportati in Mesopotamia in seguito alla caduta di Gerusalemme 586 a.C., desiderosi di fare rientro in Palestina dopo la conquista persiana di Babilonia 539 a.C., alcune famiglie emigrate nella valle del Nilo preferirono restarvi incoraggiate dalla politica di tolleranza religiosa dei sovrani persiani. Dai testi risulta che la comunità elefantina, Pur rimanendo fedele alle proprie origini, era politeista e celebrava rituali d'offerta nell'unico tempio forgiore dedicato a Yahù, il biblico Yahweh. Come vedete, anche la scoperta archeologica ci dimostra che gli ebrei si sono inventati una cacciata dall'Egitto e che in realtà non se ne sono neanche dati perché molti rimane, rimasero Ma in quel posto la cacciata d'Egitto di Mosè ormai è stata provata che è una bufala cioè ormai sì. si sa anche quando furono scritti quei testi furono scritti attorno al 600 anno prima e anno meno e c'è <ride> nella Bibbia c'è anche il trucco abbiamo ritrovato i testi che ne sono andati sì. perduti è anche ridicolo insomma sì, questa, questa è una rivista dedicata ai faraoni che è proprio ridicola in questi giorni Com che, che, che dice delle cose che appunto noi abbiamo sempre sostenuto che i modesti sono inventati anche le persecuzioni sì, ma non sono mai avvenute. Anche quando, hanno portati, anche quando li hanno portati adesso, salvo di là, il libro oltretutto. Dei, anche quando li hanno portati dalla, dalla Palestina a Babilonia, la schiavitù era una schiavitù di ordine, eh, di ordine sociale, cioè non erano in catene legate. Cioè questi commerciavano, questi vendevano, questi compravano, avevano case, avevano oro, avevano servitù. Eh, avevano eh, praticamente facevano anche da banchieri su certi aspetti a Babilonia per cui è una schiavitù che non è quella che noi immaginiamo lo, schia lo schiavismo come noi lo immaginiamo eh, fu fatto dai cristiani fu fatto dagli ebrei prima e dai cristiani poi cioè eh, in fondo i babilonesi non sapevano come trattare gli schiavi ma loro che erano schiavi sì che avrebbero saputo come andavano trattati gli schiavi sì. Sì, va bene. E questo lo sappiamo che i motoisti hanno sempre delle soluzioni che sono abbastanza drastiche. In questo senso io mi sentirei di lanciare un allarme.